DG Photo Art. It's media, it's art. Ben ritrovati amici della vostra amica Ida Piccolo, che si è posizionata, sì, sono comoda insieme al mio grande amico, nonché il nostro direttore Nando Troise del settimanale Casoria 2, non solo, anche web. Ciao Nando. Ciao Ida. Siamo qui comodi per la rubrica. Oggi parliamo con, ma con chi parliamo? Con Grecia Colmenares, quindi siamo pronti anche nel sapere, nell'informarci di Lacrime e Sorrisi, tutto il suo vissuto, tanti aneddoti che troviamo all'interno di questo libro di Graus Editore, quindi seguite il servizio, seguite l'intervista. Ciao Nando. Sei bravissima. E che bello rivederti, Grecia Colmenares a Napoli. Sono molto emozionata, molto emozionata, grazie. Sei molto carino con me. E poi diciamo che tanta gente è accorsa, ma corre sempre, a parte per la presentazione di questo tuo libro, di queste tue lacrime e sorrisi, incredibile. Ecco, incredibile, ecco, lacrime e sorrisi. È un esito, grazie a voi. È un esito, grazie a voi. Lacrime e sorrisi come tutta della donna, la vita misma, lo stesso, la mia carriera, sempre piangere, però la mia vita voglio sorridere, la sorrisa, la felicità e agradecida a tutta la gente per cercare il libro e hanno fatto un esito. E sono emozionata, contenta, molto felice. Il tutto è stato raccolto da Antonio Daddio. Il racconto l'ha fatto lui. Tutto a Esco una noce in la Versagliera, il ristorante, dopo di la gala di Napoli. Stiamo lì, anche il club de fans stava lì seduto, io guardava e non so perché, però esco per la testa e ho detto guarda, perché la notte prima una fan mi ha detto Grecia, io voglio una cosa di te, io voglio qualcuna cosa che io possa portare nella mia casa. E ho detto guarda, un libro. Può essere un libro della mia carriera. E è così. Da Dio mi ha detto sì, sì, lo possiamo fare. Io le ho detto, deve cercare a un editore. E guarda, ha cercato a Graus Editore, che per me è una cosa meravigliosa. Insieme a Giovanni del Fans Club Italiano. Ha detto per cui che lui stava lì in la cena, lui ha cercato fotografia, lui mi segue desde che aveva 10 anni. Come tanti fans, e lui è il responsabile del Fans Club, e sono molto emozionata con questo libro, Graus Editore. E pensate che all'interno di questo libro potete trovare anche foto inedite, è sì, vero? Sì, e così anche qualcuna cosa della mia vita personale relazionata, relazionata con la mia carriera. Perché? Perché c'è giorni che hanno successo cose incredibili prima di andare via a lavorare. Che facevo personaggio che la gente ha visto in la TV. Quindi la regina delle telenovelas si racconta attraverso questo libro, ringraziandola del tutto, ma fai anche un saluto a tutti gli amici che ti staranno seguendo, ecco, guardali in TV, ti stanno seguendo. Cosa guarda, diciamo ai nostri amici? Bueno, le ringrazio, grazie per fare di Lacrime e Sorrisi un esito. L'esito di questo libro è incredibile, però grazie a voi, a tutti i miei fans che sempre hanno stato vicino a me. Grazie a Graus Editore, grazie a Daddio, che non è facile soltanto ascoltare, sino mettere tutte le cose che io in 8 ore, 9 ore, 10 ore, anche il fans club, che è incredibile, che aveva tante cose di me, i ricordi di bambina, tante cose. Sono molto agradecida a tutti voi. Grazie! Grazie a tutti, gli applausi anche vostri non devono mancare. Quindi tanti aneddoti attraverso questo libro, questo racconto. Grecia Colmenares, Lacrime e Sorrisi. Ciao Grecia, ciao, un bacio, ciao. Grazie. Ciao a tutti. Un bacio. Bacio.